tutti e in questo video voglio raccontare brevemente la vita di Margherita Hack. Margherita Hack è nata da un padre protestante e da una madre cattolica, entrambi aderenti alla Società Teosofica Italiana, di cui il padre, Roberto Hack, fu presidente per un certo periodo. Margherita Hack non riuscì a sostenere gli esami di maturità a causa della Seconda Guerra Mondiale. Si laureò però in fisica nel 1945, con un voto 101 su 110. La sua tesi era di astrofisica sulle Cefeidi. Una Cefeide è in genere una stella gigante gialla, con una massa intermedia che pulsa regolarmente, espandendosi e contraendosi, mutando così la sua luminosità in un ciclo estremamente regolare. La luminosità della stella Cefeidi è in genere compresa tra 1000 e 10.000 volte quella del Sole e il periodo di oscillazione va dall'ordine del giorno alle centinaia di giorni. Tornando a Margherita Hack, fu anche campionessa di salto in alto e salto in lungo. Nel 1944 sposò Aldo De Rosa e morì il 29 giugno 2013 all'età di 91 anni. Margherita Hack era a favore anche dell'energia nucleare e credeva nell'esistenza di altre creature presenti nell'universo. Ma di questi temi parlerò in un prossimo video.